E signori, benvenuti in questo nuovissimo video con tutta la gang. Let's go baby. Let's go Rogobor. Cara ragazzi, c'è già gente. Poi potresti lasciarmi un'arma, me le stai rubando tutte. E senti, vabbè dai, ti ho dato il barret, lo rompo il calcio, ok? Ragazzi, permettete di farmi dire una cosa. Io vedo tutti belli solari, soprattutto il nostro caro amico Refe, quando in realtà purtroppo non dovrebbe esserlo. Lo è sai, la vera Refe. Giornata, come mai mi scusi? Perché no? Allora, diciamo che è successa una cosa che Refe è Best, cioè scusami, Poe e Best già sanno e tu a quanto pare non sai ancora. Mi tenete nascoste le cose, strombi. Ah no no, ma non è nulla di che, Refe, tranquillo, c'è un qualcosa, esatto, di molto tranquillo. Allora, cioè, Poe ha dato il numero a suo cugino. Senti, sì, mi ha chiesto, senti, mi puoi dare il numero di Refe perché è il mio youtuber preferito? Io gli ho detto, vabbè, te lo do, però non dire più che è il tuo youtuber ma preferito. Hai fatto bene, infatti. No, grazie, Poa, grazie. Purtroppo il tuo numero però è arrivato anche nelle mani dei cugini di Best e anche dei miei cugini. Sono poi tutti qualche altro fan. Cugino? Esatto, sono tuoi fan, Refe, ci parlerà sì, un pochettino e molto altro. Per l'amor di... mi stanno già chiamando, ragazzi, ma che... ma siete... No, siete... no, sei serio? No, non sono serio. Come ti stanno già chiamando? Allora, no, ci potrebbe essere stato un problema più grande. Allora, Refe, in realtà il numero non l'abbiamo dato noi direttamente ai cugini di Poe, ai cugini di Best, ai miei cugini. Semplicemente è successo un patatrà che... È stato Poe. Che okay. Cosa? Ho caricato nel mio profilo per 10 minuti il tuo numero. Fai schifo, Poe! Ma in che profilo? Ma no, aspetta. In che profilo? Di Instagram. Ragazzi, quindi Ferro Official Control, mi raccomando, passate tutti a seguirmi. Ma e no, seguir tutti per vedere queste cose. Poe, sei scemo? Il punto è che poi non solo su quello di Ferro, perché io ho detto, dai, facciamo uno scherzato, era per un mio video, solo che poi ho perso la rec. Ma quindi... che bello scherzo, puttrota, ma che bello scherzo. Beh, no, scusami, che poi è divertente. Che poi alla fine quella rec l'ho persa e non ho neanche più avuto il video. E sta di fatto che l'ho pubblicata anche sulla mia storia di Instagram, quello però l'ho levato dopo un'ora. Aspetta. Zitto, almeno non dici quello. Vabbè, raga, no, vabbè, possiamo tornare un attimo ora a fare il video seri, senza pensare a sta cosa? Sì, che possiamo chiamare tutti quanti a fare in e mi ripagate la sim nuova con numero Pasquale, nuovo, grazie. Adesso che siamo miliardari, calmiamoci, Refe. No, siete due rincorsi che mettono il numero di altri su due mezzo su Instagram. Pasquale, non chiamarlo lei. Lo chiami dopo. Lo chiamiamo, perché stiamo registrando, lo chiami dopo. Comunque, tralasciando il tutto, ripeto, dobbiamo pensare a fare il cavolo di video, ragazzi. Qua ci sta uno da me che ho appena killato. Siamo messi benissimo, raga. Andiamo a prendere sti cavolo di poteri di Star Wars. Un nuovo sì, evento. Ma non l'abbiamo già fatto. Andiamo. Sì, facciamo un bel video. Complimenti, ragazzi. Un bel video. Bello. Senti, Refe, bello. Cioè, stai tranquillo, non ti chiamerà nessuno. Cioè, te lo giuro, non no, è che ti chiamano durante i video. No, anche perché se mi chiamano ancora, ti giuro, e io te lo giuro, bro. Io glielo ho detto a Pasquale di non chiamarti. Mi ripagate la sim. Ok, ti ripaghiamo la sim. Vabbè, tanto non succede, ti ripeto, te l'ho già detto. Pasquale, sei un idiota. Ma scusami, ma digli a Pasquale, almeno a Pasquale, di star fermo questi minuti che stai registrando, no? Ma Pasquale cosa? Ma scusami, c'era scritto Pasquale su... cosa c'era scritto? C'è il scritto nome, no? Più 39 3 4 5 6. Ma non dirlo il numero di Pasquale, mi scusi. Ma dopo che cazzo è il numero cugino di Pasquale, sincero? Cioè, ma io pensavo, scusami, c'era scritto numero sconosciuto o c'era scritto quel numero, non ho capito? Quel numero che ti ho appena detto, sei scemo? Ah, allora ovviamente non possiamo tenerlo, quindi censuralo, editor, mi raccomando, per bene, molto per bene. Ecco, perché il numero di Refe si può sapere, ma quello del cugino di Best no. Confermo. Vabbè, ragazzi, scusatemi un secondo, datemi un attimo un secondino, raga, scusatemi. Perché? Allora. No. Allora, raga, c'è gente davanti a noi, dobbiamo fare segno. Ma in tutto allora, questo, ragazzi, salvatevi questo numero 334. No, ragazzi, mi raccomando. Zitto. 3 4 3 3 4. Ma perché no. Cos'è questo? Cos'è questo? Il mio numero, allora, Cristo. No, ragazzi, com'è il tuo numero? È il mio numero, quello che ho detto. Comunque, ragazzi, a sua parte gli scherzi, è uno scherzo, mi state trollando, non lo puoi aver fatto davvero, Poe, cioè saresti troppo stupido. Cioè, va fuori anche dalla tua portata, te lo giuro. Ma no, zio, semplicemente era uno scherzo, ho detto era per un mio video, che poi il video ho perso la rec, non l'ho potuto più caricare, però ascolta, l'ho levata subito dopo la storia, bro. Ma che cazzo? Che scherzo è? Ma che scherzo, raga, è? Calmi, l'ho levato no, dopo un'ora la storia. Mi spieghi che scherzo di me? Che cos'è? Dimmi il titolo di sto video. Ma come fai a perdere la rec? Poi è quello il punto. No, ragazzi, ma sti c***i di perdere la rec, ragazzi, cioè ha messo il mio numero di telefono su Instagram in questo rincoglione.
L'ho fatto pure io, te lo ripeto, ho sbagliato, ma non ci potevo far tanto, cioè. Non ci potete far tanto, tipo potete non farlo? Wow. E ormai è troppo tardi. Infatti era un po' troppo tardi purtroppo. Ma io adesso metto sulle mie storie il vostro di numero, ok? Metto sulle storie il vostro di numero. Vabbè, ma non, la vendetta non servirà a nulla. Non servirà a nulla, Refi. Vogliamo scommettere? Vogliamo scommettere? No, non vogliamo scommettere. No, no, dai, Refi, dai, vogliamo che barba. Basta, ma smettere, è stato uno scherzo. Ma svegliatevi freddi, ragazzi, veramente. È stato uno scherzo, piccolino. Mamma mia, come te la devi prendere sempre, piccolino, per uno scherzetto. Piccolino. Allora, zio, la sim, se vuoi ti aiutiamo a cambiare la sim. Non è che te la possiamo pagare noi, perché è giusto che te la paghi te, almeno quello. No, raga, a parte scherzi, sinceramente, posso mettermi. Cioè, tu hai detto veramente che... No, zitto, hai detto veramente che è giusto che me la pago io, fra. Refe, scusami, è tua la sim. Cioè, cos'è, ti dobbiamo anche pagare le cose tue. Potremmo pagarla noi, raga, però quella tipo messicana che costa 2 euro, se per te va bene, cioè. Esatto, bella idea, almeno. Secondo me è un'ottima idea, veramente. Ci sta, guarda, messicana, anche vabbè, per una bella idea. Poi ti chiamano col numero con lo sconosciuto. Bienvenidos amigos, esto es Tropoios. Ragazzi, quando mi volete venire a dare una mano, che mi sta pushando uno stronzo. Sei pure amore, ma sei pure scarso, oltre che... Vabbè, cioè, adesso che hanno pure il tuo numero, sei pure scarso, sì. Complimenti, Refe. Dai, raga, dai, grandi, lasciatemi qua da solo. Grandissimi. Ma poi, Refe, come hai fatto a morire dai bot? Vabbè. Ma sai, ti ho detto, non ho movement, mi devi venire a salvare, mi aspettate, ve andate tutti quanti via. Cioè, vedi un po' te. Vabbè, e mi stanno ancora chiamando. E mi stanno ancora chiamando. Senti, lo godi. Davvero ti stanno chiamando? No, Giampiero, no! Cos'è, sono tutti i tuoi cugini, ma scusa, che numero è, sconosciuto o no? Sconosciuto, Fran. Oh, porca vacca, ragazzi. Ragazzi, questo è un problema. Ma no, ma scusa, sono davvero tutti i tuoi cugini, scusami, best? Ho tanti cuginetti che hanno il numero di Refe. Io penso che siano loro. Mi dispiace solamente che disturbino in questo momento, Refe. Che maleducati, però. Cioè, almeno non adesso. Cioè, hai veramente dei cuginetti maleducati. Beh, in realtà ce ne sono solamente due maleducati, che sono Giampiero e Giorgio. Però, vabbè, meglio che non. Questo chi è? Sentiamo. Cos'è? Un altro cuginetto? Oppure questo cugino di po'. No, raga, veramente, però stanno esagerando. Refe, no, questa volta, ragazzi, blocca sim, Refe. No, mi sa che era tipo il mio cugino di terzo grado questo. Sei un deficiente, vedi. Oh, senti, anche Giampiero e Giorgio, se è per questo, si uniscono insieme a Gabriele Azzo e lo chiamano. Sentite, ragazzi, possiamo un attimo mutarci tutti? Volete restarmi nel mentre? Sì, ti restiamo, però ci mutiamo anche un attimo. Abbiamo fatto una cavolata, Best e Poa. Adesso, Best, dobbiamo parlarne e sistemare la cosa. Ragazzi, ci siamo mutati da Refe, ma piccolo problema, siete dei polli, cioè, lo sta capendo che uno scherzo, sono tutti i vostri cugini che lo chiamano. Abbiamo appena detto che l'abbiamo dato ai nostri cugini il numero. Sì, e voi sapete che i loro cugini, cioè i vostri cugini, stanno sparando in quel momento, cioè stanno chiamando in quel momento, Refe. E io sospetto, sì. Ma è anche per la gag, nel senso, non ne sono sicuro al 100%, ma è probabile, capito? Voi siete dei polli, ragazzi, tornate alla prima che pensi cose strane. Signor Refe, contento di essere tornato in vita? Da fuoco. Dai, Refe, guarda che sta uscendo bellissimo sto video, eh. Sì, bellissimo. Bellissimo. Vabbè, più che altro, sai perché sta uscendo bellissimo? No. Lo scoprirai a fine partita. Prima vediamo di vincere, poi abbiamo un regalo per te, ok? Quindi, che bello. Hai presente quando, come fanno gli americani? Regalo iPhone, spacco iPhone e poi regalo iPhone potentissimo, bello. Oddio, gli regaliamo una nuova sim. Guarda, potrebbe essere una di quelle sim speciali. Ma scesi da 1,50€. Basta. Mi stanno continuando a chiamare, basta. Ancora, adesso mi sono arrabbiato anch'io, però basta chiamarlo, cavolo. Mi sei arrabbiato, grande. Raga, mi sta veramente, mi distrugge questa cosa mentalmente. Sì, anche a me dispiace davvero un casino, zio. Il fatto che ti disturbino nel tuo momento più importante della giornata davvero mi spezza il cuore. E poi, sì, esatto. Non dirmi che ti sta chiamando un altro numero sconosciuto, Refe. No, guarda, sarebbe davvero una cosa impressionante. Ma dite proprio. Allora, io non ti dico chi mi sta chiamando, ma se te lo dico ti farebbe ridere. Chi è che ti sta chiamando? No, non dirmi Gian Pasquale. No, non Jimmy Pier Giorgino. Allora, era un numero sconosciuto, vero, Refe? Dimmi che era un numero. No, non era sconosciuto, ma non ti dico niente adesso. Ancora Giampiero Pasquale, che palle. Non ti dico nulla adesso. Ok, non mi dici nulla? No, vai avanti. Ragazzi, mi muto un attimo di nuovo. Raga, porca di quella vacca, l'ho chiamato con il numero normale. Ok, mi sono rismutato. Bella giornata, vero, Refe? Refe, tu era Poa o Best, che magari loro ti hanno fatto uno scherzo, non lo so. Non magari nessuno. No, no, ma va, ma che dici, no? Raga, no. Potrei... Cosa hai fatto? È stata un'idea di Poa, Refe. Ragazzi, l'ho chiamato con il numero normale, non col numero sconosciuto. Sei veramente uno scemo, ma perché? Perché è un idiota. Perché voi siete delle merda.
Ragazzi, ecco che cosa siete. Posso dirlo? Ah, posso dirlo? Oh, senti, Refe, se vuoi diamo veramente il tuo numero sulle storie di Instagram. Però c'è un colpo di prevedirlo. Pier Giorgio in realtà era Ferro. Ma no, dai. Ma dai, ma davvero dai. Quindi, tutti i tuoi cugini. Era abbastanza normale questa cosa. E già no, comunque best, già complimenti. Cioè, tu per le scuse sei veramente un fenomeno. Non ti chiamerei mai. Ma sono aspettate tutti un attimo, i miei quindi... cugini. Ma quindi io in realtà non ho cugini? No, certo che li hai, ma non chiamavano tutti. Cioè, erano tutti lì a chiamare Refe, scusa. Oh, mi sta busciando qua. Vabbè, comunque, signori, codice vero nel negozio oggetti. Like e iscrizione solo per questo super scherzo. Iscrivetemi altri commenti qua sotto con scherzi incredibili che vorrei fare altri membri della gang. Fermi ora. Seri, ragazzi, vediamo di vincere. Ragazzi. Bravo, Boa. C'è la persona più forte di questo mondo. È proprio qui, in questa lobby. Sì, sono io, no? Non so. No, no, non sei te, Ferro. Ah, sarebbe questo? Questo qua che è appena morto. Questo qua che si sta mangiando il ferro. Poi si è venuto anche una sega su Fortnite. Dai, adesso vi insulto tutti, vi blasto tutti ora. Raga, è una brutta situazione. Vediamo almeno di vincere sta partita. Grazie, zio. Io ho. Ah, ok. Capito cosa? Qualcosa? No, non ho capito veramente nulla. No, neanche nulla, io ho capito cosa ho detto, Fra. Ma in tutto questo, ragazzi, chiamiamo un'altra volta Refizze, perché è così che ci piace, no? Ma sì, dai, grande Paua, grande. Continua a chiamarmi, giusto per disturbarlo. Come faresti bene veramente, scusa. E a proposito, il numero di Refizze è 331 299. Porca boia, sono morto! E qua si gode, qua si gode. No, sta arrivando Ferro. Ferro, devo aiutare. Per me. No, aspetta, prima questo. No, non mi viene. Prima okay. Questo, bro. Oddio, okay. Oddio, troppo forte Ferro. No vabbè, che spammone. Vabbè, se questo caso è bloccato. Oh, sei tu? Sei tu con i poteri, no, Fra? No, non sono io. Ah, è Berto, ok. Refe, per favore, sono morto. Ferro, cosa hai pensato? No, Ferro. Non è possibile questa cosa. Bert, è morto il Ferruz. Ragazzi, posso dire che se lo merita dopo sto prank, sinceramente. Fai proprio schifo, Ferro. Sì, potrebbe essere veramente. No, col cacchio che se lo merita. Tu devi farmi meno vincere la partita dopo avermi prankato, scusa, Anche, c'hai ragione. Vabbè, ragazzi, oh, l'importante è che il troll sia uscito. Vedete di vincerla voi. Come va, state tranquilli. Comunque, Bess ha tutte le armi di Star Wars. Una pistolina. Ma è tutto mitico. È tutto mitico, assurdo. Se si dovessero fermare, però, devi per forza, Siamo in due dietro un albero, Panino. Ragazzi, non un albero un po' più grande a destra, no, visto, hanno un cecchino sti pezzi di schifo che la loro mamma puzza. Ma tu non dovevi sparare però, Bert. Davvero? No. Raga, ma siete veramente in due dietro ragazzi, un albero. Due dietro un albero è la cosa più bella e più da nabbi che io abbia mai visto. Zitti, non mi seguire, stai nel tuo di albero, idiota. Oddio. Da dove è arrivata quella macchina? Ragazzi, è arrivata una macchina da... Rianima veloce. Bravo, Bert, così si fa cavolo. Ragazzi, Bert è comunque fortissimo, cioè veramente. Sì, no, veramente. Ma quella no, pezzo di me. Muori. Vai, raga. Con lì un bottazzo. Raga. Andate a uccidere. Bravo. C'è uno sotto. Diciamo che ne ha abbastanza, ma non ne ha così tanti, forse in realtà. Ok, vai. Raga, un altro bottazzo, bravissimi. Ma raga, ma scusate, ma poi quelli forti che abbiamo beccato noi prima, infatti. Esatto, no, boh, non lo so, penso siano quelli lì prima che stavo sparando loro. Porco, due la safe. Oh, no, raga, toglie tantissimo. Ragazzi, 9 di vita, best. Tranquillo, porca boh. Ma va, non ci credo, è morto dalla safe. Per il Refe, 46 di vita. Ce la fa o non ce la fa? Non lo so, contro due team. Ce la fa o non ce la fa? No. Ok, non ce la fa, vabbè. Era troppo impossibile, c'hai ragione.